Missione Euridice si aggiudica il premio ambiente all'International Film Festival di Belgrado. La missione nasce dai due fratelli Spinelli nati e cresciuti a Caltanissetta, Marco, videomaker che vive a Milano, documentarista, con una particolare attenzione rivolta all'ambiente e soprattutto alla salvaguardia degli ecosistemi marini, e Andrea, biologo marino dell'Oceanografico di Valencia in Spagna, specializzato nella conservazione degli ambienti marini, sulla biodiversità del Mar Mediterraneo e dell'ecologia di specie marine a rischio. La loro storia ha risvegliato l'interesse sia a livello nazionale che internazionale, dice Marco. Questo è solo l'inizio di un lungo percorso con l'obiettivo di sensibilizzare, ma soprattutto salvaguardare gli oceani di tutto il mondo, il nostro futuro, e lo dice attraverso i suoi canali social dopo aver dato la buona notizia del premio ricevuto. Attraverso Missione Euridice, che vede il partenariato del Parco Oceanografico di Valencia, che è il più grande d'Europa, e Cressy Sub e Ogire, sono state rimosse reti per circa una tonnellata dal Golfo di Cefalù, tutte reti da pesca abbandonate che hanno continuato a pescare e uccidere animali marini, soffocando e desertificando la zona. Un percorso che dura da 5 anni, che ha aiutato la fauna coralligena e ittica a rinascere. I fratelli Spinelli hanno da tempo anche lanciato una raccolta su GoFundMe per il recupero delle reti, lo smaltimento e soprattutto per sostenere il team di ricerca scientifica che lavora al progetto, e con il supporto in superficie la troupe video che ha documentato l'intera missione. Ogni anno sono 640.000 le tonnellate di reti da pesca che vengono abbandonate negli oceani, secondo i rapporti annuali del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, e il dato è in aumento. Nel Mediterraneo le reti fantasma causano una graduale distruzione di tutte le forme di vita, in particolare coralli e pesci. Secondo i rapporti UNEP e FAO, le reti da pesca abbandonate sono pari al 10% dei rifiuti di plastica negli oceani. Per questo motivo è necessario programmare e avviare interventi di rimozione.